Eccoci qui con Claudio Pirola, è la quarta intervista ai candidati sindaci che realizziamo. Claudio Pirola è il candidato sindaco della lista Zime per Bia Pirola Sindaco. Prima domanda, 5 anni fa, prima delle elezioni, avevi partecipato alle primarie del PD insieme ad altri concorrenti. Vinse Arrara, che poi divenne il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, mentre Pirola abbandonò il PD e iniziò il lavoro alla guida dell'associazione politico-culturale Zime, che oggi ha generato la lista civica Zime per Bia. Che cosa è cambiato nella tua aspirazione a fare il candidato, a fare il sindaco di Abetegrasso rispetto a 5 anni fa? Beh, intanto 5 anni fa credo che noi ci abbiamo visto lungo, abbiamo avuto lungimiranza perché abbiamo cercato di impegnarci fino in fondo per dare un nostro contributo per, diciamo, la buona causa comune. Una serie di vicende che sono successe a partire dalla gestione delle primarie ci hanno consigliato di evitare di partecipare a quella tornata e credo che abbiamo fatto bene, tenuto conto poi di come sono andate a finire le cose. Si è creata da quel momento una maggioranza con 6 forze, è arrivata sfilacciata, solo il PD è rimasto, diciamo, solo in questi ultimi mesi, quindi che cosa sia successo? Beh, noi in qualche modo avevamo previsto anticipatamente che le cose non sarebbero andate per il verso giusto. La situazione nel contempo è molto cambiata, adesso senza andare in Francia dove si vede benissimo che ci sono personaggi come Macron che indipendentemente dai partiti riescono ad avere grande successo, credo che in termini più generali ci vogliono soprattutto la forza delle idee realizzabili piuttosto che non le strutture di partito, e in questo senso noi abbiamo messo in piedi una lista civica Zime per Bia che vuole offrire una serie di contributi che sono partiti dall'associazione Zime che ha preceduto la formazione della lista Zime per Bia. Molto bene, è stato detto in una delle vostre recenti conferenze che Zime per Bia non vuole cambiare Abetegrasso ma vuole puntare sull'innovazione. Quali sono le cose di Abetegrasso che secondo te non devono essere cambiate e quali quelle per le quali urge innovare? Beh, intanto ci sono delle strutture che sono bellissime, che devono essere valorizzate e per poterle valorizzare ci vuole un senso dell'innovazione. Che cosa ci mettiamo dentro queste strutture? Faccio un esempio concreto, l'altra sera mi trovavo ad un concerto a Palazzo Stampa perché mio figlio, ma insomma più in generale la scuola, è stata invitata a fare un concerto dentro questa bellissima struttura. Perché non viene valorizzata? Perché non viene arricchita con delle mostre piuttosto che con degli eventi culturali che devono essere però strutturati in una rete di collegamento per dare lustro alla nostra città? L'annunciata deve essere riempita di contenuti in modo strutturato. Ricordo la bellissima mostra che fu fatta sul Rinascimento ritrovato, un successo enorme. Perché non è più stato fatto nulla di così strutturato che dia continuità al senso e alla bellezza di una realtà così bella? Poi ci sono delle cose che devono essere cambiate. Quindi le cose che devono essere cambiate sono per esempio dei livelli di gestione che non funzionano più come dovrebbero funzionare. Sull'Amaga credo che ci sia qualche riflessione seria da fare. Per quanto riguarda anche altri cambiamenti, per esempio la ZTL non, dal nostro punto di vista, può funzionare nel modo in cui è stata proposta. Rispetto al lavoro c'è bisogno di innovare profondamente. Le nostre idee, che sono state in altre circostanze spiegate nel dettaglio, ma sulle quali possiamo ritornare, credo diano il senso di quello che deve essere il passo di innovazione di cui ha bisogno Abetegrasso. Giusto a proposito di viabilità, l'idea dell'anello a senso unico di marcia lungo la cerchia dei bastioni, ovvero Viale Cattaneo, Viale Cavallotti, Viale Manzoni e Viale Serafino dell'Uomo, non è proprio nuova. Era un'ipotesi presa in considerazione ormai oltre 10 anni fa anche dall'allora assessore Adolfo Lazzaroni, ma che fu poi accantonata per difficoltà di tipo tecnico. Voi di Zime avete motivi fondati e certi per riproporla e come lo fareste dal punto di vista appunto tecnico? Beh, da un punto di vista intanto della frequentazione, oggi come oggi si è creata una concentrazione ancora più forte rispetto a quella di tanto tempo fa. Sono state giustamente citate queste vie che, lo ricordiamo da un punto di vista oggettivo, racchiudono intorno a sé la scuola Umberto Margherita di Savoia, il Golgi, l'ospedale, il mercato, Villa Sanchioli con il suo parco, per poi arrivare alla stazione e ritornare al punto d'accesso
verso il centro in città dal castello col parco della fossa e poi ritornare in via Serafino dell'Uomo. Dicevo, sono zone di altissima frequentazione e ci sono dei marciapiedi strettissimi. È vero quello che si dice, Lazzaroni anche a me lo fece notare, però io gli feci una sottolineatura perché diversamente da quanto lui propose insieme con altri anni fa, noi prevediamo un qualcosa in più proprio perché ci, diciamo così, adeguiamo a quelle che sono le esigenze della cittadinanza di oggi, cioè proponiamo una doppia pista ciclabile e un allargamento dei marciapiedi. In particolare all'angolo tra via Ticino e via Serafino dell'Uomo c'è un camminamento che è molto stretto. Le persone che arrivano lì con delle carrozzine, non parliamo poi dei disabili, sono costrette a scendere in mezzo alla strada perché due non passano contemporaneamente. Questo è inammissibile in una città che vuole definirsi città slow. Uno dei must di Carlo Vichi, fondatore e patron della un tempo gloriosa ditta Mivar, è che Abbiategrasso gode di Milano senza soffrirne. Zime Perbia vorrebbe, tra l'altro, se ho capito bene, puntare sulla possibilità di invertire questi termini e di portare i milanesi a godere di Abbiategrasso come meta turistica, culturale, ambientale e gastronomica. Ma in concreto quali sono le azioni che tu come sindaco vuoi compiere per valorizzare la città da questi punti di vista? L'interpretazione è assolutamente corretta. L'esempio ci è dato dal treno, che viene visto, è stato visto, noi vorremmo incominciare a utilizzare il passato prossimo, come mezzo che porta i pendolari verso Milano. Vero, verissimo, questa è la priorità. Però vorremmo anche incominciare culturalmente a invertire un po' questa tendenza, e cioè, dato che ci siamo affacciati, viviamo dentro quella che vorremmo non fosse solo sulla carta la grande città metropolitana, ebbene in questo contesto riteniamo che un mezzo di collegamento sobrio, snello, efficace, pulito, debba essere il minimo che ci si debba concedere, che ci debba essere riconosciuto appunto in questo grande contesto di città metropolitana. Anche perché un mezzo efficace, efficiente, che collega in 10-12 minuti tecnici Porta Genova o quello che sarà di Milano, comunque Milano, verso Abbiategrasso, consente un collegamento che fa sentire Abbiategrasso non come la periferia delle periferie, ma che fa sì che la gente possa venire facilmente dalla città di Milano verso Abbiategrasso, che diventa una... quindi facendolo diventare un circolo virtuoso. Quando noi abbiamo lanciato il progetto Visit BIA, dall'inglese Vis e It, Visit, abbiamo pensato proprio a questo, no? Immaginare di portare un battellino che, partendo dalla Darsena ritrovata, bellissima, che crea un gran movimento a Milano, farlo arrivare a Castelletto, che offre uno scenario incomparabile, una cartolina, arricchendolo tutti i fine settimana di mostre floreali piuttosto che di mostre a tema, culturali e quant'altro. Beh, immaginate che cosa potrebbe essere se poi lì ci si trovano delle city bike e con una card convenzionata si può andare nei ristoranti, si può andare negli agriturismi, si può andare in tutta una serie di situazioni che traggono vantaggio da questa proposta. La crisi economica ha profondamente trasformato nell'ultimo decennio il nostro paese e anche Abbiategrasso ha visto via via chiudere aziende prestigiose, fabbriche, talvolta anche piccole e medie imprese e artigiani per i quali è mancato il passaggio generazionale, ma perfino aziende agricole cessate in tutto o in parte perché messe in ginocchio dalle multinazionali che dettero legge sui prezzi delle materie prime e da politiche nazionali ed europee che non le hanno sapute tutelare. Claudio Pirola, sindaco, da che parte ritiene si debba ricominciare per ridare ossigeno all'economia abbiatense? Questo sta al centro delle nostre attenzioni, non lo dico perché siamo in campagna elettorale, ma perché credo, e questo è verificabile dal nostro sito, abbiamo fatto un percorso molto strutturato che ci ha consentito di fare una conoscenza approfondita rispetto a questa tematica. Di più, l'8 di giugno, posso anticipare perché ne abbiamo avuto conferma proprio oggi, noi diciamo che chiuderemo con un giorno di anticipo la campagna elettorale, l'ultimo giorno ci abbandoneremo a magari a qualche serata così un pochino più leggera e piacevole, ma avremo intorno ad un tavolo dei docenti universitari della Facoltà di Agraria di Milano piuttosto che degli specialisti di reti di imprese, impresa riconosciuti
a livello nazionale, come pure degli agricoltori della nostra zona. E io ricordo che proprio facendo uno dei nostri convegni nel contesto della città metropolitana, proprio qua da Abbiate Grasso, venne fuori un dato estremamente interessante, cioè che l'agricoltura ben organizzata, ben strutturata, quando puntava all'innovazione, un termine davvero ricorrente, che ha un suo senso logico, aveva un incremento. Mi ricordo che c'erano dati di 2 anni fa che ci dicevano che soprattutto nei giovani l'impiego cresceva del 6%. E così via negli anni a seguire. Anche l'anno scorso la tendenza è stata la stessa. Per noi questa è una opportunità straordinaria, perché quello che vale per l'industria deve valere, riteniamo, anche per l'agricoltura. L'innovazione deve essere applicata anche dei modelli agricoli, senza questa si rischia di dover vivere su dei bei ricordi senza però produrre nuovo sviluppo. I servizi sociali pesano sul bilancio comunale per oltre 6 milioni di euro l'anno. Se diventerai il sindaco, come intendi muoverti su questo fronte? Allora, ci sono delle attenzioni che vanno assolutamente riservate. Il discorso della disabilità è un tema del quale io spesso mi occupo, però come già abbiamo avuto modo di dire in diverse circostanze, dovranno essere monitorate delle situazioni che possono consentire qualche adeguamento in chiave di così, riequilibrio, perché 6 milioni di euro non vogliamo assolutamente dire che devono essere fatti dei tagli, però riteniamo che ci siano dei margini per far sì che si possano offrire qualità di servizi decisamente all'altezza della situazione, prevedendo degli accentramenti piuttosto che delle cure, dei seguiti che possono essere appunto garantite alle persone che si trovano in questo stato di necessità, senza necessariamente dover togliere qualità rispetto alla qualità appunto della prestazione. Parliamo invece di infrastrutture. Tangenziale Milano Mortara S9. Che cosa secondo te deve fare il futuro sindaco di Abbiate Grasso rispetto a queste tre questioni e alle infrastrutture in genere, e perché? Beh, intanto noi abbiamo come carattere di priorità il trasporto pubblico, il treno. Su questo non mi dilungo, abbiamo già detto tanto. Detto questo, come seconda priorità c'è il riadeguamento, il riammodernamento della SP114, quindi quella che da Abbiate Grasso passa per Cisliano, Cusago, fino ad arrivare a Milano. Noi abbiamo fatto delle proposte estremamente concrete e continuiamo a non credere che queste non possano essere attuate, almeno nella prima parte, e cioè 3 rotonde, per intenderci all'altezza di Albaigrate, di Cisliano e di Cusago, e poi dal nostro punto di vista, visto che la strada si trova in aperta campagna, benissimo, basta un microtunnel all'altezza di Viridea, per intenderci, dove c'è già una rotonda che però obiettivamente è molto trafficata, e partendo da quel tunnel ci si può riagganciare dove si arriva alla doppia corsia, e siamo certi, perché l'abbiamo fatto esaminare da persone che tecnicamente se ne intendono sicuramente ben più di me, riteniamo che moltissimo di questo traffico possa essere liberato. Poi c'è un terzo aspetto, che è quello del traffico locale. Il ring può essere un esempio, ne abbiamo già parlato prima. Detto, constatate queste tre soluzioni, noi non siamo per il no a prescindere, quindi se poi ci sarà, ma una volta fatte queste cose, una necessità di rivedere altre realtà che possono dare ulteriore mano per snellire il traffico, allora a quel punto si rifaranno le doverose considerazioni. Però da qui bisogna partire. Un tema caro a Zim è sempre stato quello delle varie architettoniche, ne hai accennato poco fa. Quali sono gli interventi che ritieni vadano fatti con urgenza e quali quelli che nel tempo devono qualificare la città in questa direzione, e come ritieni si possono reperire le risorse per provvedervi? Ma intanto ci sono delle cose abbastanza semplici, a costo molto basso, che possono essere fatte. Ne cito 2 di esempi che sono davvero paradossali, perché sono centralissimi. Il primo è Piazza Vittorio Veneto, lì c'è un ufficio comunale, tra l'altro l'ufficio dove c'è anche l'ufficio anagrafe, l'ufficio elettorale, scusate, l'ufficio anagrafe, e c'è per entrare, certamente c'è uno scivolo che porta, ma per entrare c'è una doppia porta che crea una grandissima difficoltà
a non solo un disabile, ma addirittura, molto più banalmente, ad una mamma o un papà con una carrozzina. E questo bisogna usare il buon senso prima che il denaro per evitare che queste situazioni possano succedere. Un secondo esempio eclatante ce l'abbiamo in Via Ticino, dove ci sono due micro marciapiedi, uno sulla destra e uno sulla sinistra, dove sulla destra è assolutamente impensabile perché ci sono diversi ostacoli, quindi anche lì non solo un disabile, ma una mamma, un papà con una carrozzina non riescono a passare, devono per forza scendere. Dall'altra parte ci sono meno ostacoli che di qua, ma ci sono pur sempre dei tubi che a un certo punto non consentono a un disabile di passare. Ora stiamo parlando di una via centralissima che parte dall'altrettanto centralissima Piazza Cavour, quindi ci domandiamo quali siano le attenzioni autentiche se per le vie centralissime noi costringiamo dei disabili a viaggiare in mezzo ad una strada. Quindi cominciamo da queste piccole cose che sono a costo sostanzialmente zero. Detto questo, poi c'è il discorso del ring a cui mi riferivo prima, e un altro gesto molto importante, che anche quello: non bisogna battere palazzi, non bisogna costruirne, non bisogna fare opere strutturali importanti, bisogna solo anche lì usare il buon senso e allargare leggerissimamente ciò che è necessario allargare. Due parole anche sulla bicicletta. Abbiate in Bici ha invitato tutti i candidati sindaci ad aderire alla sua piattaforma per una città ciclabile. Tu che cosa farai rispetto alla mobilità e alla viabilità di questo genere se sarai eletto sindaco di Vitigrasso? Sì, con Abbiate in Bici avevamo già scambiato delle opinioni a suo tempo e ci fa piacere che adesso ci potremo senz'altro rincontrare per riprendere dei ragionamenti a suo tempo avviati. L'esempio del ring va proprio in questa direzione. Altra cosa, se è vero come è vero che in Abbiategrasso ci sono diverse zone 30, però queste in moltissimi casi non sono evidenti e creano delle gravi difficoltà, e aggiungo, se mai ci dovesse essere un incidente, potrebbe essere davvero una posizione di difficoltà quella da sostenere da parte del comune, perché non è chiaro che cosa si deve fare. Anche qua parlo di una realtà centralissima che è Corso Matteotti, quella che va verso la stazione dal passaggio centrale, per intenderci. Lì non si capisce bene che cosa devono fare le biciclette, perché teoricamente hanno diritto di andare contromano, dovrebbe essere zona 30, nello stesso tempo hanno messo delle fioriere gigantesche che paradossalmente ostruiscono il passaggio delle biciclette, dall'altro lato spessissimo ci sono auto parcheggiate a qualsiasi ora che ne ostacolano il passaggio. Quindi c'è una regolamentazione di quella che è la sicurezza che deve essere completamente rivista, la sicurezza viabile evidentemente, ma noi siamo molto del parere che comunque le piste ciclabili devono essere chiaramente identificate, chiaramente, e non solo, aggiungo, non voglio fare polemica, non solo in tempo di elezioni, no? Adesso abbiamo visto che sono spuntate tante righe gialle e bianche un po' da tutte le parti, noi le abbiamo chieste per 5 anni. Detto questo, ben ci sta, però deve essere l'ordinarietà, non solamente una, diciamo così, occasione in vista di certe scadenze. Bene, oggi quasi tutte le forze politiche sono contrarie al consumo di territorio e credo che anche Zime per Bia, che è una lista civica, lo sia. Come sarà possibile avere le risorse necessarie per l'ordinaria amministrazione e per qualche opera straordinaria facendo a meno degli oneri di urbanizzazione? Beh, noi intanto abbiamo preso una posizione estremamente chiara sul discorso del centro commerciale, quindi confermo, per quanto ci riguarda, noi siamo contrari a delle nuove costruzioni massicce, invasive, per dei motivi molto logici, almeno dal nostro punto di vista, e cioè quando si pensava all'edificazione in zone 6-2 per intenderci, quindi una cittadella commerciale piuttosto che residenziale, noi diciamo, guardiamo anche in pieno centro che cosa è successo di Galleria Europa e di Galleria Mirabello, che paradossalmente sono diventate delle realtà, in particolare Galleria Europa, anche pericolose. Quindi c'è stato uno svuotamento di negozi. Figuriamoci in periferia, abbiamo l'esempio del Vivo, non troppo distante da noi, piuttosto che Vittuone, dove c'è il Destriero, sappiamo che non se la passa nel migliore dei modi, almeno rispetto alle aspettative di budget che si era dato, come pure a Vigevano, dove abbiamo questo altro grande supermercato che è il Ducale. Quindi del resto poi sappiamo anche che in Abbiategrasso ci sono tantissimi appartamenti sfitti, si parla di diverse centinaia, quindi non vediamo la necessità.
E allora, che cosa fare per cercare di recuperare il denaro? È proprio per questo che noi cerchiamo di valorizzare ciò che esiste. Gli esempi che ho citato prima di ravvivare la città, collegandola in modo importante verso da Milano verso il centro di Abbiate Grasso, crediamo che sia uno dei modi per continuare a farla vivere attraverso delle valorizzazioni importanti. Questa è una delle situazioni. Poi, attenzione, c'è tutto un discorso invece industriale da riprendere. In questo senso noi, anche qua, ci sono tantissime aree dismesse che in altri paesi, in altre città, sono state assolutamente rivalorizzate. Io ho abitato tanti anni a Pero, potrei citare per esempio di quella che era una grandissima fabbrica di una fabbrica pesante, di industria pesante, che è stata completamente ristrutturata e oggi c'è dentro la seconda palestra più grande d'Europa indoor per arrampicata. Allora facciamoci venire qualche idea di questo genere. Perché noi non riusciamo a farci venire queste idee, sono sempre gli altri che ce le scippano? A Magenta c'è un pistodromo fatto da Civitasvite, una cosa che avevamo, c'è un protocollo d'intesa per costruire un pistodromo di Civitasvite, una realtà che anche noi avevamo proposto per Abbiate Grasso. Perché quando l'abbiamo proposta noi, i nostri amministratori hanno fatto finta di non sentire e ce la siamo fatta scippare da Magenta? Andiamo verso la conclusione. Perché i cittadini di Abbiate Grasso dovrebbero votare Claudio Pirola per eleggerlo sindaco? Penso che i motivi siano diversi. Primo fra questo, perché noi puntiamo davvero moltissimo sui contenuti. No? L'abbiamo detto diverse volte, l'innovazione non è solo uno slogan, ma si trova inserito nei nostri progetti di polo.